quanto pare siamo riusciti ad atterrare malgrado la tempesta. Buongiorno mondo! Come prima cosa stamattina mi sono svegliata e ho proprio schiacciato una bella cacca di trilli. Vero Trilli? Cosa hai fatto stanotte? Te Trilli quando è in colpa. Cosa hai fatto Trilli? Cosa? Cosa hai fatto? Ti senti in colpa? Non ti senti in colpa? Ti senti in colpa? Eh? Cosa hai fatto? Brutta, brutta. Amore, dammi un bacio, ok. Volevo dirvi, quindi, visto che ho schiacciato la cacca, mi dovrebbe portarmi un sacco di fortuna. Vediamo cosa succederà oggi. Però, come prima cosa fortunata di oggi, è venuta la tipa del front desk per dirci che sta arrivando un tornado. E cioè, mi ha detto, guarda, volevo avvisare che sta arrivando una tempesta, un tornado e major thunderstorm. Ho detto, oh, grazie, che figata. E io devo andare via. Io amo queste cose, devo andare via. Vai. Il mio microonde sta infondendo anche i piatti. Guardate che sexy YouTube, vero? Papa Bear. Gli addominali al contrario. C'ho la tartaruga al contrario. Guardate la differenza. Latte con muffin per me e per YouTube Pelo. Carne, uova e bacon. Tutto questo lo faccio per non buttare cibo. Ecco. E ti dispiace, vero, che mangiare? Sì, dopo me è un'indigestione, immagina. Perché tu hai voluto prendere tutto sta mangiare? È stato tu? Io? Tu ci hai diciamo... poca cibo. C'è poca roba. Adesso guarda. Buon appetito. Peppo. Perché quando uno si mette il mascara fa così? E poi quando me lo metto sotto faccio così. Quando me lo metto sopra faccio così. Non ho sbagliato? Com'è che era? Sì, giusto. Mi viene spontaneo. Ragazzi, sono tristissima. Guardate, valigie pronte. Perché tutto ciò che inizia ed è bello finisce? Perché? Tutto. Vero Trilli? Sei triste, amore? È triste Trilli perché non vedrò più Rocky almeno per un anno. Ciao Trilli. Ciao a casa. Un ultimo sguardo a questo lago. Guardate il tempo. My God. Sta cominciando ad alzarsi anche un po' di vento. Noi... Guardate i miei capelli, guardate. Stiamo dicendo ciao a questo posto bellissimo. E Trilli doveva vedere se c'era Rocky, ma Rocky non c'è. Trilli adesso sta facendo amicizia con le oche, con le papere. Dai Trilli! Ciao Atlanta! Ciao! Andiamo a estragnare. Che piovine! Ciao! Nos vemos una prossima vez. Ciao ragazzi! Guardate la nebbia che c'è, ci posso credere, sembra di essere a Milano d'inverno a novembre. What the fuck? Sono le 3
chiuso, sono le 3.08 e dovevamo essere all'aeroporto alle 3, lasciare la macchina alle 3 e siamo in ritardo perché c'è un casino da paura, cioè peggio che Miami, Atlanta è peggio di Miami. Speriamo di riuscire a prendere l'aereo. Welcome aboard the ATL SkyTrain. Please hold on. This train is departing. Next stop is Airport Station. Welcome aboard the ATL SkyTrain. Cioè, cosa ne pensi di questa casa? Ci hanno spostato l'aereo dalle 5.10 alle 7.30. Quindi arriveremo in aeroporto, arriveremo a Miami alle 9.30, alle 10. Quindi molto più tardi purtroppo, e questo ci complica un po' la vita, però vabbè, e il tempo che c'è è pericoloso perché c'è l'allarme tornado, quindi e cosa ne pensi? Guarda, buona, mi ha preso un hamburger con l'avocado. Questa cosa sono? Sweet potato fries. Sweet potato fries, queste patate normali, milkshake e limonata e acqua. Quanto hai speso? $50. Guardate ragazzi, è pieno di gente. Guardate il cielo dietro di me, che figo. Wow. E siamo usciti di nuovo dall'aeroporto perché mancano 2 ore. Trilli ha mangiato e bevuto, quindi 2 ore ancora, più le due ore di aereo. Non ce la può fare. Allora siamo dovuti uscire dall'aeroporto, cercare un posto dove possa far pipì e dove noi possiamo fumare, perché mi sta stressando questo viaggio. E come si dice in Italia, è stato un parto, è un parto, siamo ancora in travaglio veramente. Oh my gosh, però devo farvi vedere il cielo che c'è qua ragazzi. Ah, guardate, c'è proprio il parco per i cani. Da dove? C'è il parco per i cani. Non lo sapevo che all'aeroporto di Atlanta ci fosse un parco aiuto per i cani. Un parco aiuto per i cani. Anch'io voglio fumare. Ma amore, guarda che bello questo parchetto. Bello, romantico, aiuto. Alla fine hanno rimandato il volo di 4 ore per una serie di tornado che ci sono state. One eternity later. Sei preoccupata per le turbulenze? Tengo mucho miedo. Mentre eravamo in aereo, il capitano ha dato l'annuncio che saremmo passati in mezzo alla tempesta e che non si poteva evitare, e che l'unico modo per evitarlo sarebbe stato andare in Messico e tornare dall'altra parte. Quindi ci ha avvisato che ci sarebbe stata una grossa turbolenza e ci siamo passati in mezzo. E questo è il grafico della tempesta. 2 hours later. Tutto pare, siamo riusciti ad atterrare malgrado la tempesta. È veramente stato un po' mosso come volo. È stato un volo un po' mosso, però ce l'abbiamo fatta e abbiamo partorito finalmente. Adesso siamo qua, prendiamo le valigie e ce ne andiamo a lavorare. Cioè, la notizia è che via da qua andiamo ad aprire il food truck e io vado a lavorare alla cucina, quindi non andiamo neanche a riposarci. Comunque viaggio finito, ci dispiace molto, vero? Tristissime, anche Trilli è triste. Grazie per averci fatto compagnia per tutto il viaggio. Abbiamo partorito, è nato. Ciao.